Mercoledì 2 ottobre siamo nel cuore della settimana del buon vivere a Forlì. Protagonista la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. Io sono in compagnia del suo presidente Roberto Pinza, che oggi ricorda come anche in occasione della giornata europea delle fondazioni due iniziative importanti abbiano visto protagonista proprio la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. Sì, questa è una ricorrenza, la giornata europea delle fondazioni. In Italia dire fondazione fino a qualche anno fa non significava nulla, che le fondazioni non esistevano. Poi sono state create le fondazioni bancarie con disponibilità abbastanza robuste, molte iniziative, e quindi questo termine è entrato più nel modo di parlare, nel modo di pensare. Ma nel mondo le fondazioni sono considerate una cosa essenziale, soprattutto nel sistema, nel mondo anglosassone, in Gran Bretagna, ma soprattutto negli Stati Uniti. Cioè, moltissime attività vengono svolte dalle fondazioni, sono soprattutto attività sociali, ma spesso sono attività di ricerca, in alcuni casi sono anche attività di promozione e di sviluppo. E le fondazioni italiane, nel momento in cui sono state create le fondazioni bancarie, cioè all'inizio degli anni 90, si sono messe per queste strade, quindi abbiamo, diciamo, recuperato almeno in questo settore un divario che c'era rispetto alla parte più forte del mondo. In questo momento noi abbiamo alcune delle più grandi fondazioni del mondo, quindi si riesce ad operare in modo significativo. In particolare stiamo per assistere a un convegno che vuole appunto abbinare la cultura alla prospettiva economica in qualche modo, quindi come opportunità anche di sviluppo economico. Ma sì, questo è uno dei punti essenziali di cui molto si parla e si discute oggi, a differenza del passato quando era un argomento tabù. Cioè, oggi si capisce che la cultura non è separata dall'economia e dello sviluppo. Cioè, una volta la cultura era il professore di greco che stava chiuso in casa e non sapeva niente del mondo circostante, l'economia era il commerciante che si sbracciava per ottenere dei risultati, magari senza particolari livelli culturali. Oggi invece si capisce che quando un paese è colto, ha una base qualitativa più alta e più forte, riesce a realizzare migliori risultati anche economici, e poi la cultura è essa stessa un fatto economico. Ci hanno insegnato gli inglesi, che dell'insegnamento dell'inglese hanno fatto una delle più grandi fonti di ricchezza del loro paese, ma noi lo vediamo su scala minore anche nelle nostre città, con le mostre del San Domenico, con altre iniziative ancora, quali capacità di attrazione abbiano e quali capacità abbiano di mettere in moto investimenti, consumi, insomma tutto ciò che serve all'economia. Quindi oggi la cultura, l'economia e lo sviluppo non stanno più da due parti separate, possono convivere tranquillamente e potenziarsi reciprocamente. Vogliamo parlare anche di Open Foundation, un'iniziativa che ha visto protagonista sempre la Fondazione questa mattina, con i giovani incaricati di fornire nuove idee per lo sviluppo culturale a Forlì, una giornata, una mattinata cara anche alla Fondazione, che vuole gettare anche le basi per i prossimi appuntamenti culturali dei prossimi anni. Ma questa è un'iniziativa completamente nuova, che non ha precedenti in passato. Cioè, sono state riunite decine di associazioni giovanili e si è chiesto a loro come la pensavano sulla città di Forlì, come la pensavano sul futuro, che cosa si poteva fare, e hanno dato delle risposte molto belle, perché molto positive. Cioè, nessuno di loro ha detto questa è una città da buttare, è una città che non ha iniziative. Ha detto questa è una città che ha cose importanti, e hanno fatto delle proposte per migliorarle anche come metodo per affrontare i problemi. Quando si vedono dei giovani che lavorano in modo creativo e positivo, allora ci si può rincuorare. Sono gli altri quelli che fanno paura, sono i giovani, come li chiama Nenè, quelli che non studiano e non lavorano. Cioè, quelli sono giovani senza speranza, questi sono giovani che hanno una grande capacità creativa. La Fondazione è onoratissima di averli vicini nella sua attività, per quello che si chiama volentieri una fondazione aperta, open come si dice. Monica Fantini, ideatrice della Settimana del Buon Vivere, un mercoledì 2 ottobre particolarmente ricco di appuntamenti questo. Ci troviamo alla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, adesso con due convegni. Una fondazione che ha aperto veramente le sue porte in questo momento legato ai giovani. Questa operazione di oggi si chiama Open Foundation, e da questa mattina oltre 50 associazioni del territorio stanno lavorando per
proporre idee nuove sullo sviluppo culturale della città, replicabili ovviamente anche in altri territori. Una mattina con un campus cloud, con un ospite d'eccezione che è stato Federico Taddia, che ha animato in maniera molto dinamica questi gruppi di lavoro, che hanno dato dei frutti molto interessanti. Una sorta di manifesto presentato oggi alla Fondazione, con un grande interessamento in questo del nostro presidente Roberto Pinza, che ha accolto questi ragazzi in uno scambio veramente interessante rispetto a sia l'esistente sia a quello che si può migliorare per il futuro, con un'apertura e delle suggestioni, ovviamente utilizzando i linguaggi, le modalità che i giovani ci hanno proposto, che credo che porterà i suoi frutti nel futuro. Adesso stiamo attendendo un altro momento molto importante con ospiti d'eccezione rispetto proprio alla cultura come motore di sviluppo anche economico, e direi che nel nostro paese su questo bisogna tanto ragionare. Una giornata che poi si concluderà a teatro Fabbri, Irst & Friends, uno dei grandi partner della Semal Buon Vivere è l'Istituto Oncologico Romagnolo, l'Irst, un'eccellenza assoluta della nostra comunità, che in questo momento e in questa settimana, un partner ovviamente e un patrocinatore di questa settimana, che in maniera diversa fa comunque promozione, sensibilizzazione e prevenzione con un linguaggio di socievolezza, coesione a teatro. Federico Taddia, giornalista di Radio 24, è stato il presentatore del Campus Cloud nell'ambito di Open Foundation. Sì, ho accompagnato i ragazzi in questa mattinata, c'erano i rappresentanti di più di 50 associazioni del territorio, quindi è stata intanto un'occasione per loro per conoscersi, per confrontarsi, per prendere anche consapevolezza di essere tanti nodi di una rete, e attraverso un gioco di ruolo è stato chiesto loro di mettersi in gioco, cercando di capire un po' la loro lettura della situazione attuale del territorio e stimolare in loro il desiderio di quelle che sono le istanze, le richieste, i bisogni, i sogni anche legati ai loro progetti. Sono state due ore molto vive perché hanno consapevolezza delle loro opportunità, delle loro potenzialità. Quello che cercano è un dialogo, è meno barriere, è più facilità per accedere a questi fondi e poter realizzare i loro progetti con questa proprio voglia di condivisione e di ricaduta, quindi non più pensare al proprio orticello ma pensare a un orto molto più grande che è la città. Come giornalista tu sei molto a contatto col mondo giovanile, cosa ti ha colpito in questa manifestazione qui a Forlì? Beh, mi ha colpito questa voglia di metterci la faccia, gli stessi giovani erano sia fruitori di questo gioco di ruolo, ma loro stessi erano ideatori, tanto amore per il territorio, nel senso che proprio voglia di fare qualcosa per la propria terra, voglia di risvegliarla, voglia di andare oltre i pregiudizi, voglia di osare, come se in questo vuoto che c'è, in questa crisi che c'è, sanno che c'è comunque un mare aperto per ripartire. Questa forza è la cosa che mi ha colpito di questa mattinata. Il Pontificio Consiglio della Cultura ha dato il patrocinio al convegno del pomeriggio presso la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, la cultura come fattore economico di sviluppo, il patrimonio delle nuove idee. Ne parliamo con Monsignor Franco Perazzolo. Qualcuno si domanderà come mai il Pontificio Consiglio della Cultura si colloca in un contesto così altro rispetto a quello che uno può pensare sentendo pontificio. In realtà io credo che dobbiamo mutare il concetto di cultura. La cultura è intanto una realtà trasversale che coinvolge tutta la vita delle persone e di tutte le persone, e poi un altro concetto che è importante per noi è che la cultura non è divertimento, ma è un momento in cui le persone sono aiutate a pensare attraverso l'arte. Per esempio, gli artisti hanno uno sguardo altro e diverso e ci permettono di vedere cose che altrimenti non vedremo mai. Cultura uguale libri, anche molto spesso è un binomio indissolubile. Ne parliamo con Alberto Rollo, direttore letterario della Feltrinelli Editrice. Siamo in un momento difficile per l'editoria, siamo in un momento in cui dobbiamo ridefinire la nostra identità a fronte di moltissimi cambiamenti, di una trasformazione epocale e che quindi va affrontata non solo con il timore del collasso,
con il timore della rovina, dell'essere residuale rispetto a un mondo di prima, ma individuando le moltissime scintille di novità che stanno tutto intorno alla produzione delle idee, dell'immaginazione e della ricerca, che stiano in rete, tanto per chiarire, o che siano digitali o che siano cartacei, la nostra missione è quella di individuare come portarli a conoscenza di chi legge, non importa su quale fonte. Questa è la cosa fondamentale.